Fiori di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuori di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento, questa nuova edizione con Punti d'incontro, trasmissione realizzata in collaborazione con Ager Production e la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Questa sera a condividere questa avventura ci sarà Martina Auleto e come sempre il padre fondatore della trasmissione, il buon Sergio Angrisano. Grazie per il buono, buonasera a tutti quanti voi. Questa sera parleremo di turismo e commercio, in particolar modo di quelle che sono state le ripercussioni a livello economico nel pre-pandemia, durante il Covid e poi quelle che possono essere appunto le strategie per poter risollevarci a livello economico in Italia, e lo faremo come sempre in compagnia dei nostri ospiti che questa sera sono il dottor Ciro Silvestri, segretario Fisi. Buonasera. Il dottor Roberto De Laurentiis, presidente del Consorzio Antico Borgo Refici. Buonasera. Giusy Esposito, operatrice del turismo. Buonasera. E Loredana Arena, imprenditrice. Salve, buonasera.
A voi da casa ricordo che potete intervenire in qualunque momento contattandoci al numero 081 28 7955 o interagendo tramite la pagina e il profilo Facebook di Sergio Angrisano 2, dove troverete anche il link riferito appunto alla diretta su TLA. Detto questo, la parola passa a Sergio e a tutti buona buona serata. Bravissima come sempre, puntualissima anche nella enunciazione. Buonasera a tutti quanti voi, bentornati, bentrovati. Io poi l'età mi fa anche ogni tanto impapinare. Partiamo subito, immediatamente, andiamo nel vivo della discussione e partiamo con il dottor Ciro Silvestri. Il tema della serata, turismo e commercio, le sindacalista nazionale. Ebbe la ripresa, dottore? Ma io credo che per parlare di ripresa dovremmo aspettare ancora un bel po', perché di fatti quello che ci siamo lasciati al momento alle spalle, ma non è detta l'ultima parola per quelli che sono poi i provvedimenti a volte incomprensibili del nostro governo, sono ancora, come dire, dei rischi imprevisti, perché questi due anni che ci hanno contraddistinto per una serie di provvedimenti che hanno allontanato il turismo dall'intero paese, quindi non dalla sola Campania, dall'intero paese, è chiaro che per potersi in qualche modo riprendere i numeri che avevamo fino al 2019 avremo bisogno di fare offerte veramente competitive, ma soprattutto di liberarci da tutte quelle che sono state le restrizioni che hanno invogliato a ricercare altre mete turistiche rispetto a quella italiana e a quella campana in modo particolare, perché il calo che abbiamo avuto proprio nelle regioni meridionali è stato enorme e ci siamo dovuti accontentare di una ripresa, ma che di un turismo locale, non è un turismo quello che eravamo in qualche modo abituati a vivere nelle nostre realtà. Quindi credo che ci vorrà ancora un bel po' di tempo per poter parlare di ripresa. Perfetto. Roberto De Laurentiis, presidente della Bolla Orafa di Napoli, una cosa importantissima, un'altissima scuola Orafa e non soltanto. E abbiamo delle grosse difficoltà a reperire personale qualificato, le risulta questo? Indubbiamente sì, difatti noi nella nostra scuola abbiamo lanciato tanti giovani che diamo ovviamente una qualifica che è riconosciuta dalla comunità europea, e dal nord stanno venendo delle grosse aziende perché al nord non c'è personale e se li vengono a scegliere. Quindi vengono a formarli nella sua alta scuola ora. La nostra scuola forma questi giovani e loro ovviamente vengono a scegliersi i migliori. Noi diamo anche un'istruzione da un punto di vista legale, come aprirsi un'attività. Il corso ovviamente è a 360 gradi, forma un orafo completo, cioè non è che si fa solamente il laboratorio, si fa gemologia, disegno CAD, impari a essere, avvicinarsi alle nuove tecniche di lavorazione del settore orafo. Da un punto di vista turistico, noi come Borgo Repici, perché io rappresento anche le aziende del Borgo Repici, essendo presidente di un consorzio, ci stiamo avvicinando ovviamente a percorrere questi tour, se ci possiamo dire. Molti tour operator ci hanno contattati perché ci vorrebbe un'inversione di marcia, non i soliti percorsi, non me ne vogliono gli amici dei Cumani, dei via San Biagio Librati, quelle zone, ma il turista a Napoli cercherebbe nuovi percorsi turistici e questo ci fa piacere, perché la nostra arte orafa rappresenta, è parte integrante della cultura partenopea. Non dimentichiamo che il Museo di San Gennaro, tutte le opere sono state create al Borgo Repici. E noi abbiamo abbinato l'artigianato al turismo, perché il futuro è questo. Ma in questo momento noi stiamo soffrendo perché ovviamente anche il nostro settore, che tratta un prodotto voluttuario, le famiglie si sono trovate queste utenze enormi che ci hanno penalizzato, perché sul risparmio noi acquistavamo anche nell'abbigliamento, perché io faccio parte anche di Confcommercio, pure si lamentano gli operatori perché... Quindi c'è comunque, registriamo una caduta verticale. Una caduta verticale che ovviamente... Cerchiamo di resistere con le novità, che stimoliamo un poco ad avvicinarsi alle nuove tendenze e ovviamente che il governo, come diceva il dottore, deve piare delle decisioni, perché l'aumento delle utenze secondo me ha penalizzato la maggior parte delle famiglie.
Noi la settimana prossima faremo una puntata proprio ad hoc su questo tema che è importantissimo ed è molto sentito da tutti quanti noi, non solo dagli operatori ma anche dal cliente finale che si troverà dei prezzi maggiorati purtroppo. Però voglio allacciarmi a una cosa molto importante fra le tante che ha detto Roberto De Laurentiis legata al turismo, questo nuovo percorso, questo nuovo circuito turistico che potrebbe, senza trascurare quelli là già vecchi e consolidati, aprire un nuovo mercato. E parlando di turismo, io non posso che chiedere a Giusy Esposito. Giusy Esposito è un'operatrice turistica meravigliosa, fatemelo dire, perché io prima di invitarla sono andato a visitare la sua dimora. Lei ha una dimora meravigliosa, non è una marchetta pubblicitaria, lo dico perché veramente, affettivamente e professionalmente, sono stato nella sua casa, sì. Che si chiama? Reginella Duomo Apartment. Reginella Duomo Apartment, ragazzi, non è una casa, non è un B&B, è una bomboniera meravigliosa. Se ne avete bisogno, se vi trovate, chiamateli. Allora, detto questo, e ripeto, veramente non è una marchetta pubblicitaria perché non lo faremmo mai per il rispetto degli altri sponsor, ma lo devo dire perché veramente è un fiore all'occhiello per il turismo napoletano. Allora, parlando di turismo, noi abbiamo avuto, posso darle di lei, Giusy? Certo. Abbiamo avuto un calo funzionale mostruoso nel 2019 erano 21.000 le presenze consolidate nella città di Napoli con una copertura di night over del 98,3%. Siamo arrivati soltanto a 8 milioni di prenotazioni, di cui solo 4 milioni consolidate. Io so perché la seguo, la sto monitorando, perciò poi lei è ospite nostra, che lei ha tutti i 10. Lei ha registrato delle flessioni dal suo osservatorio, come è l'andamento del turismo? Allora, dunque, il turismo negli ultimi 2 anni ha vissuto un periodo storico devastante. Pian piano si è ritornati alla normalità e diciamo che il 2022 segna effettivamente l'anno della ripartenza. Io mi occupo in particolare della ricezione turistica, quindi l'accoglienza ai turisti, e sotto questo punto di vista posso dire che il trend è in forte crescita, tant'è che nei giorni scorsi, nel weekend pasquale, abbiamo registrato un flusso turistico di presenze, numeri record, oltre 150 milioni di turisti hanno riempito le strutture ricettive dell'intero capoluogo campano, e per lo più turisti stranieri, quindi 150.000, e per lo più turisti stranieri, in primis tedeschi, poi francesi, seguiti dagli inglesi. Perfetto, dopo entriamo nelle dinamiche proprio delle provenienze, mentre invece Loredana Arena è la D di un'azienda importantissima napoletana. Dottoressa Arena? Sì, salve. Allora, voglio la sua attenzione totale, le faccio il nome, io lo lascio dire a voi delle vostre aziende, quindi sì. Non lo dico io. E quindi lei si presenti e presenti anche l'azienda brevemente proprio e poi ci dica se la legge 178 del dicembre 2020 è riuscita con i bonus promessi, in qualche caso elargiti dal governo, veramente a dare una mano anche alla sua azienda, se ne ha beneficiato. Sì, allora la mia azienda si occupa di grafica e stampa. E si chiama? Eurograph, ci troviamo al centro di Napoli. E diciamo un'azienda che esiste da oltre 30 anni ormai, è un'azienda che è cresciuta nel tempo e durante il periodo Covid abbiamo avuto non poche difficoltà come tutti del resto. E la pandemia non è ancora terminata, quindi vogliamo diciamo che ci lasciamo alle spalle un periodo molto difficile che siamo riusciti a superare, insomma, anche continuando ad investire durante questo periodo con estremo coraggio, perché investire in un periodo dove ci sono chiusure, restrizioni, insomma è da coraggiosi. Però noi ci abbiamo creduto. Diciamo che quello che ci preoccupa attualmente
è l'aumento dei prezzi, soprattutto delle materie prime. Abbiamo anche difficoltà ad approvvigionare il magazzino, perché purtroppo con la guerra in Ucraina stiamo subendo anche l'Italia, come quasi tutto il resto del mondo, sta subendo delle conseguenze, diciamo, abbastanza serie. Però noi confidiamo anche nel PNRR che ci possa aiutare ad avere accesso a finanziamenti mirati per aiutare la vera e propria ripresa. E speriamo che, insomma, siamo fiduciosi, anche se io credo, dalla mia opinione, che ci vorrà ancora un po' di tempo per una vera ripresa. Diciamo, adesso riusciamo a vedere crescere e rinascere i settori come il turismo, che magari ci stiamo coccolando un po' di più, perché è il settore che sta investendo di più in questo momento, proprio vista la presenza di tanti turisti, insomma, la fine delle restrizioni finalmente. Noi confidiamo, diciamo, nello Stato che almeno ci tuteli mettendo dei limiti, dei tetti massimi anche all'aumento dei prezzi, perché ci troviamo in difficoltà in questo senso. La nostra, diciamo, consulenza si è ampliata anche alla clientela, cercando di andare anche su altri, di consigliare la clientela su altri materiali, di indirizzarla al meglio per ottimizzare anche i costi. Quindi, diciamo, questa è una consulenza che noi offriamo per limitare l'aumento dei prezzi, che purtroppo ci ha visto costretti a rivedere i nostri listini. Perfetto. Sidestri, un messaggio più o meno positivo dell'amica Arena, tuttavia un lockdown lunghissimo, infinito, spasmodico, ottuso per certi aspetti, lo dico io e me ne assumo la responsabilità, che ha spazzato via però micro commercio, piccole imprese, artigianato. Come si fa a recuperare dal suo punto di vista? Cosa bisogna fare? Il governo cosa dovrebbe fare? E voi come sindacato, se avete delle proposte su questa materia? Ma infatti io sono rimasto abbastanza sorpreso a sentire gli operatori del settore, che invece li ho visti abbastanza sereni, e questo ovviamente mi fa piacere, perché insomma significa che vedono dei segnali di speranza in futuro, mentre invece io ho una considerazione diversa di quello che sta avvenendo nel paese, proprio a partire dal PNRR, perché nel momento in cui un paese va in crisi dal punto di vista strutturale, ricorrere ad un debito che si porterà avanti e che peserà sul bilancio dello Stato, ma soprattutto dell'economia di questo paese per i prossimi 20-30 anni, è chiaro che non si tratta di far ripartire il paese, ma di affossarlo definitivamente. È chiaro, questa è una mia visione, certo, particolare, certo, ma certo. Credo che un paese già in sofferenza, siamo a livelli di inflazione veramente senza precedenti nella storia del nostro paese, e quindi, essendo l'unico paese che è ricorso a questo tipo di supporto nei confronti dell'Unione Europea, e con i vincoli che andiamo comunque ad avere rispetto alla nostra economia, alle nostre finanze, è chiaro che probabilmente piuttosto che un aiuto potrebbe rivelarsi una tomba per la nostra economia e per la nostra finanza, perché è chiaro che è un paese che deve ripartire, non è che lo fa, come dire, nell'immediatezza delle cose, ci vorranno degli anni per lasciarci veramente alle spalle questa triste esperienza della pandemia, e quindi ovviamente questo non crea la condizione per le piccole, soprattutto imprese, perché se parliamo delle grandi imprese, delle multinazionali, è chiaro che per loro questa occasione è stata, come dire, di maggiore incremento dei profitti, ma per le piccole e medie imprese io credo che sia stata devastante questa esperienza dei 2 anni. Informazioni di migliaia di imprese solo nella nostra regione che hanno definitivamente chiuso, che sono nella impossibilità anche di accedere ai fonti perché non ne hanno più i requisiti. Quindi solo mi fa la città di Napoli, se il dato che ho io è spaventoso, parla di 46.000 posti di lavoro persi. Quindi non so se lei ha le stesse informazioni. Gli stessi dati, perciò parlavo di migliaia, cioè l'impatto è su migliaia di lavoratori, ma soprattutto di famiglie, perché poi ricordiamoci che un'altra caratteristica delle nostre regioni, del meridione, è proprio quella di essere famiglie monoreddito, per cui quando parliamo di 45-40.000 posti di lavoro persi, significa che 40.000 famiglie sono sul lastrico, questa è la triste realtà. Quindi è chiaro che noi possiamo anche avere giustamente, come
dire, una fiducia nei confronti di quello che sono gli specifici settori e per quello che può essere il turismo che ci viene dall'estero, ma c'è da registrare che il nostro dato economico, quello interno, che è quello che poi a noi interessa, è stato devastante e lo sarà per i prossimi anni. Quindi mi auguro che sia come dite voi, insomma, che ci siano queste condizioni per il futuro, però ad oggi io ho delle informazioni che sinceramente mi lasciano fortemente perplesso e preoccupato. Perfetto. Rispondo un po' alla domanda da casa che ci faceva Antonella, la quale ci chiedeva appunto a che punto siamo noi come popolo napoletano del sud rispetto ad altre regioni e soprattutto ci chiedeva anche qual è la differenza che c'è tra piccole e medie e poi grandi imprese, quindi quel gap che bella c'è. Domanda, bella domanda, non solo, non solo una bella domanda, ma ci brava, dà lo spunto. Antonella si chiama? Sì, abbiamo preso spunto da quello che ha detto grazie Antonella per la bella domanda, sicuramente ci sta seguendo. Ci dà lo spunto questa domanda anche per fare un'altra considerazione, perché ricordiamo che il PNRR parte dal presupposto di un investimento, se non mi sbaglio, di oltre 240 miliardi di euro, quindi parliamo di cifre enormi. 242 miliardi, quindi ricordavo bene. Ma la cosa diciamo particolare è che questo piano nasceva in modo diciamo specifico per dare un aiuto al sud. Le risorse che invece proprio esatto, cioè, perché ovviamente già il gap che avevamo tra le regioni meridionali e quelle del nord Italia era enorme prima ancora della pandemia, quindi questo fondo, il ricorso a questo fondo era stato inteso anche per dare un aiuto al sud per recuperare questo ritardo nei confronti del resto 74%. Del paese. Bene, siamo arrivati invece che nelle varie ripartizioni che sono state immaginate, i fondi destinati al sud sono veramente irrisori, per cui andrebbero soltanto a pesare, perché poi nella risposta al debito deve contribuire anche il sud nella misura equa di tutte le altre regioni, 34, quindi sarà la tomba del meridione, non sarà la ripresa, quindi ovviamente veramente i segnali di preoccupazione ci sono. E faccio una notazione sulla questione anche del modo di intendere le ripartizioni. Noi usciamo da una crisi sanitaria veramente devastante, perché i tagli alla sanità operati prima ancora della pandemia, quindi parliamo del decennio precedente, sono stati enormi. Ora ovviamente ci si aspettava, siccome ci hanno detto che l'allarme per il futuro sarà anche quello delle possibili ulteriori pandemie, vabbè, quindi giochiamo con questo elemento sanitario, con questo rischio sanitario, ci saremmo aspettati un investimento in campo sanitario per recuperare i tagli precedenti, e invece no, sono stati operati ulteriori tagli, perché lo sbilanciamento che c'è stato nella sanità in questi due anni ha indotto il governo a fare ulteriori tagli per il prossimo biennio, quindi veramente siamo alla follia totale. Io ho l'impressione che in questo paese non ci sia più una regia politica, non ci sia più un'idea politica di questo paese, di crescita del nostro paese, e questo sinceramente è il dato che mi preoccupa di più. Perfetto. E invece Roberto De Laurentiis, c'è una sorta di schizofrenia in tutto questo, perché le cose giustissime che io condivido pienamente che diceva sia la signora Rena che l'amico Silvestri, però confliggono con quello che sta accadendo nel suo settore. Io ho fatto prima della trasmissione una ricerca e ho visto che c'è un'indagine della CNA, che è una cosa che mi ha fatto veramente saltare dalla sedia. Ci sta un incremento di richiesta di personale specializzato, ascoltate bene voi da casa, addirittura più del 90%. Questa è veramente schizofrenia pura. Noi possiamo anche capirne le motivazioni per certi aspetti, no? E i dati che poi continuano, il 55, io leggo perché sono numeri, quindi 55,1% delle imprese che hanno partecipato a questa indagine stanno da gennaio disperatamente cercando personale qualificato e specializzato. Addirittura il 52,7% ipotizza nel periodo di un esame di assunzione, ma il 38,8% propende per due o più unità. I numeri 38% moltiplicati per due, stiamo parlando di 80.000 posti di lavoro, non so se è chiara la cosa, mentre c'è l'8,2% come dato finale che propende per addirittura tre unità operative assumibili. Roberto. Allora, posso condividere in parte
questa, diciamo, problematica, perché mancanza di personale specializzato. Roberto, chiedo scusa, c'è una chiamata? No, volevo dire a chi stava chiamando prima, per non interrompere. Ah, se c'è una chiamata da casa... Sì, perché prego. Me ne ero accorta. Ah, è caduto, scusi Roberto, vado avanti. Allora, volevo dire, sì, c'è questa richiesta di questo personale specializzato. Posso dire che il mercato del superlusso, come mi dicono i grossi gruppi con cui ho contatto, sì, anche al nord, sì, funziona in questo momento nel nostro settore. È quello che sta andando meglio di tutti. Quello andando meglio di tutti, perché ironia della sorte. Non tanto in Italia, ma in Europa, in America, nel Sud America, è strano, ma i nostri prodotti, il made in Italy del settore orafo, del superlusso parlo, cioè livelli a un certo, va fortissimo, e loro perciò hanno bisogno di ingrandire, di riuscire a produrre sempre di più. Grossi gruppi hanno comprato, anche grossi gruppi italiani, diciamo, ne faccio un esempio, Louis Vuitton ha comprato Bulgari, che ha aperto un nuovo stabilimento, Cartier farà uno stabilimento in Italia lo stesso. C'è questa fame di personale e non si riesce a sopperire al fabbisogno nazionale, mondiale. Ovviamente il mercato russo in questo momento non tira più, perché per le problematiche che ci stanno. Ovviamente io volevo parlare pure di un'altra cosa. Prego. Si parla anche di finanziamenti e queste cose. Ecco, sì, parliamone, perché era la prossima domanda. Le piccole e medie imprese, se non hanno il DURC a posto, cioè che non ce l'hanno regolarizzato, non potranno mai accedere a questi fondi. E questa è una problematica che il governo italiano non ha mai risolto. Diciamo, se i suoi debiti se li salvaguarda. E allora a questo punto, che fate a fare questi progetti, questi bandi in cui si può partecipare? Ma poi si fermano, specialmente le microimprese, che non riescono a portare a pagare i contributi ai dipendenti, e si trovano con un DURC che non può essere... non soddisfa il governo italiano, diciamo, come potrà mai accedere? È un gap che ci avranno sempre e non potranno mai crescere. E ovviamente ci stanno pure dei nuovi bandi che prevedono addirittura l'acquisizione di materie prime. Il piccolo artigiano orafo che non ha la forza per comprare l'oro, come fa ad accedere a questi fondi? Scusi. I soggetti che mancano all'appello, comune e regione. Comune non è che può fare il bando, il comune sicuramente no, però può fare formazione. Può fare formazione, però diciamo il comune ci può dare una mano da un punto di vista turistico, perché può incentivare a far frequentare ai turisti nuovi percorsi turistici. Perfetto. E lo stanno facendo, lo devo dire. Perfetto. Ma no, a noi fa benissimo, allora, siamo contenti, diciamo, di l'assessore, invece Regione Campania. La Regione Campania, ma non dipende dalla Regione, quella è una legge nazionale che... Anche se la regione fa uscire bandi per aiutare le imprese, le micro e cose, il problema è che si fermano al momento del DURC. Quando non è a posto il DURC, non ci sta niente da fare, non è regolarizzato, la regione non ci può fare niente. Vabbè, certo. Il governo nazionale che dovrebbe però dire almeno per 2 anni il DURC, la possibilità. Il DURC, dopo spieghiamo anche che cos'è. E molto spesso è perché le aziende sono in sofferenza, certo. Quindi diversamente sarebbero tranquillamente potrebbero accedere a queste cose. Che cos'è il DURC? Lo vuole spiegare agli amici da casa? Il DURC è quando tu paghi regolarmente tutti i contributi, paghi le tasse, insomma è un insieme, ma soprattutto i contributi ai dipendenti quando sei in ritardo, e là è il problema. Perché tenete presente che a margine di questo lockdown moltissime persone non solo non hanno potuto pagare il DURC che avrebbero pagato tranquillamente, ma non hanno pagato le utenze, non hanno pagato i canoni di locazione, perché è stato veramente un lockdown criminale. Sergio, criminale. Se era possibile su questo. Proprio un minuto. Un minuto, anche di meno. Questo discorso appunto del dato dell'algoritmo, cioè se il DURC non è regolare non puoi accedere ai fondi, che era un po' quello che dicevo come riferimento, adesso si sta spostando non solo sulle imprese ma anche sulle persone, perché dovete sapere che dai primi di marzo il ministro della digitalizzazione Colao ha già anticipato l'istituzione dell'ID card. Praticamente non parlano più di diritti ma parlano di benefici sociali. Ne parliamo al ritorno, perché stiamo per andare in pubblicità, però voglio aggiungere una cosa. Ha fatto benissimo a sottolineare questo. A me Colao fa paura. Infatti, a me Colao fa paura. Fa paura anche questo progetto, che io trovo questo progetto assurdo. Denunciatemi, massonico. Non è più diritto.
Quindi su questo do la parola alla bellissima e bravissima Martina. Grazie Sergio, ci rivediamo tra 2 minuti, mandiamo la pubblicità. Cuore di Sfogliatella, siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella, @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograf, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograf.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope, cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Eccoci qua. Eccoci qui, ben ritrovati alla trasmissione Punti di Vista. Ci tenevo a ricordarvi che per qualsiasi domanda da esporre, vi ricordo il numero 081-28-7955. Intanto al momento ci ha scritto la signora Silvana sulla pagina Facebook. Silvana da? Marcianise. Salve Silvana, grazie. Salve per Silvana, la domanda. Grazie per la domanda. La domanda è per? Per la signora Giusi. Ah, perfetto, parliamo di turismo. Secondo il suo punto di vista, come viene vista Napoli e la Campania dai turisti italiani e stranieri? Dal suo osservatorio, diciamo. Sì,
Allora, il trend ha dei feedback, diciamo. Certo, dei... certo. Perfetto. Il trend del turismo napoletano è in netto aumento, in netta crescita, e lo dimostrano i dati. Io sono abituata a parlare con i numeri, quindi per questo mi riferisco alle recensioni che mi fanno, piuttosto alle prenotazioni. E diciamo che siamo pieni fino ad agosto. Stiamo già lavorando per ricevere prenotazioni per il periodo natalizio. Questa sì che è quindi una bella notizia. È una notizia molto molto confortante. C'è una sorta di controtendenza rispetto ai dati che ci arrivano. Poi ritornano, no, perché i nostri diciamo osservatori, che Napoli... chiedo scusa, Giussi, no, mi rivolgevo al sindacalista e sì, anche al presidente, chiedo scusa agli amici da casa e anche a Silvana Damarcioni. Ci sono degli osservatori che molto spesso danno dei dati, però poi la realtà non virtuale, reale, ci dà dei dati diversi. Scusi se l'ho interrotta, continua. Certo. Io parlo dal mio punto di vista, quindi in base al suo osservatorio, certo, chiaramente. Dal mio osservatorio, avendo una struttura ricettiva, quindi mi baso sulla mia esperienza personale e le posso assicurare che i turisti vanno via contenti, molti ritornano, anche perché Napoli sappiamo che comunque offre un patrimonio storico, artistico, culturale non indifferente, per cui il tempo a disposizione a volte è talmente breve che non riescono a, diciamo, a vederla tutta. Sono costretti poi a ritornare, ecco. E questo è un dato positivo, dato siamo positivo, felicissimi, certo, di poter, certo, riaccoglierli, certo, in futuro. Ci sarebbe un'altra richiesta, un'altra domanda, sempre collegata proprio, certo, al settore turistico. Sì. Ci sono ovviamente diverse tipologie di turista, c'è il turista last minute, c'è il turista che prenota 10 mesi prima la vacanza, è cambiato dal punto di vista anche quello che già c'è stato il ritorno. È cambiato anche la tipologia di turista che si affaccia maggiormente o meno? Certo, diciamo che c'è il turista che ritorna perché comunque i tempi sono stati pochi a disposizione e quindi ha bisogno di ritornare, anche perché diciamo che il turismo napoletano è collegato anche a quello della costiera sorrentina, alle isole, quindi Capri, Ischia, Procida, per cui il turista ha una vasta gamma di prodotti a disposizione. Il turismo mordi e fuggi. Esatto, il turismo mordi e fuggi no, non c'è più, almeno dal mio punto di vista, perché mentre in passato il turista si appoggiava a Napoli per poi recarsi in altre location della Campania, adesso invece predilige restare nel capoluogo campano e quindi godersi la città appieno. Perfetto, allora io voglio chiudere questo perché noi abbiamo una sfilza enorme di domande da casa e dagli amici, quindi non vogliamo trascurare nessuno, ce n'era, sì, qualcuna per il commercio. Anche dal punto di vista del commercio, sì, ma chiunque di voi voglia rispondere. No, insomma, facciamo rispondere la signora Lena. Sì, allora... tra poco il 1° maggio, festa dei lavoratori, si festeggerà con 900.000 lavoratori in meno rispetto ai periodi pre-Covid. Però molti di noi, molti di loro stanno dicendo, molti degli spettatori stanno dicendo che comunque le problematiche derivano già dai tempi prima del Covid, quindi c'è una vera e propria difficoltà proprio nel mercato del lavoro. E secondo lei qual è stata quindi la differenza pre-Covid, post-Covid, o se comunque quelle debolezze che si marcavano prima sono sempre le stesse o sono aumentate ancora di più? Beh, diciamo che le debolezze pre-Covid sono state dettate dal fatto che il commercio era fermo. Magari totalmente. Sì, dal punto di vista nostro il commercio era totalmente fermo, quindi ci siamo trovati ad affrontare... Una battuta di arresto. Sì, sicuramente, ovviamente però noi abbiamo dovuto comunque pagare i nostri dipendenti. Questo è Giacomo da Napoli che scrive? Ho letto bene? Giacomo, che stanno scrivendo. Sì, diciamo che nel periodo post-Covid c'è stata una ripresa che ci ha anche fatto pensare a nuove assunzioni, proprio perché c'era in vista questa ripresa dopo le restrizioni e c'era una fiducia, diciamo, alla rinascita, no? E invece così non è stato, perché ci siamo ritrovati con altri problemi ancora più gravi della pandemia che c'è tuttora, voglio dire. E io credo che anche l'accesso ai finanziamenti con tassi agevolati sia un'arma a doppio taglio, nel senso che l'azienda non può indebitarsi quando ancora non c'è un'effettiva ripresa del commercio. Perché vuol dire indebitarsi, approvvigionarsi di magazzino, rischierebbe un sovraindebitamento. Ma se non c'è una vendita, diciamo, abbastanza congrua,
serve soltanto ad indebitare le imprese. Sì, risparmio. Esatto, sicuramente. Allora, un attimo solo, però io era Giacomo, ma Giacomo. C'è anche Giacomo che... volevo allargare la stessa domanda, Giacomo ne ha fatte più di una perché deve essere un lavoratore che ormai è un ex lavoratore. Silvestri, lei ha sentito sia la domanda che questa parte della risposta, cosa si sente di integrare in questa discussione? Beh, la prima cosa che vorrei chiarire è che quando già in questa situazione siamo in una situazione di calo di occupazione. Certo. Ovviamente poi il dato viene mistificato perché dimentichiamo troppo spesso di dire che il lavoro ha cambiato caratteristiche, perché oggi noi di un lavoro stabile, di una piena occupazione non la possiamo neanche immaginare. Parliamo di un lavoro precarizzato, di un lavoro saltuario, di contratti particolari talvolta bizzarri che dal punto di vista numerico a volte fanno sembrare anche che ci sono degli incrementi occupazionali. Posso integrare un attimo una cosa? Lei mi deve scusare, io voglio integrare una cosa, perché molto spesso, no, la televisione è uno strumento meraviglioso, ma è anche un'arma a doppio taglio, perché ogni tanto i TG fanno degli annunci veramente molto 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 poco attendibili, parlando di crescita dell'occupazione, dimenticando però di registrare qual è stata la decrescita, perché se cresce l'indice di occupazione del 3% va a rosicchiare quel 27% che abbiamo registrato in questi due anni, quindi siamo veramente in crisi. Ma non solo, non va ad analizzare i settori dove ci sono le perdite e i settori dove ci sono gli incrementi. Perfetto. Perché questo spiegherebbe il discorso dell'incremento dal punto di vista economico, per esempio sugli investimenti che ci sono nel settore, diciamo, orafo, perché ovviamente in un clima, come dire, di paura che si è instaurato in questo paese anche per quello che possono essere i destini dei nostri risparmi, è chiaro che anche se uno non è un nababbo, però magari pensa di investire i propri risparmi in un settore che sicuramente non gli dà rischi, diciamo, di perdite. Ed è evidente che magari vai ad investire in quel settore, ma non significa che c'è una maggiore ricchezza nella disponibilità del cittadino, significa che magari c'è una maggiore preoccupazione e quindi va a cambiare il tipo di investimento. Questo è un dato che bisogna tenerlo presente, perché io non credo che siano possibile mistificare i dati. Se c'è una situazione di reale difficoltà economico-finanziaria del paese, che altrimenti non sarebbe scivolata al 25esimo posto nelle graduatorie dei paesi, noi eravamo la settima potenza mondiale, non ce lo dimentichiamo, e non 100 anni fa, un decennio fa, ed oggi ci siamo ridotti ad essere il fanalino di coda dell'Europa. Questa purtroppo è la triste realtà, quindi è inutile che i dati li aggiustiamo in modo tale che possano sembrare in positivo, purtroppo la situazione è drammatica e bisogna dirlo. Pesce grande che mangia il pesce, il pesce più piccolo. Quindi siete più bersagliati perché stanno arrivando tante domande. Veramente. Infatti c'è il signor Mario da Caserta che ci chiede, può rispondere uno sia Roberto che Ciro, o tutti e due potete rispondere. Sì, secondo vale per entrambi come domanda. Secondo voi il governo ha effettuato delle ottime strategie per poter salvaguardare la situazione, oppure in che modo potrebbe o doveva? Io l'ho detto prima, io credo che già da un po' di anni a questo paese manca proprio una regia politica. Io, la grande necessità che noi abbiamo nel nostro paese è proprio quello di immaginare la ripresa di un paese, mentre invece noi abbiamo destinato e abbiamo affidato la ripresa di questo paese alla tecnocrazia, che nulla ha a che vedere con la politica, perché per loro è una questione, è come se noi chiamassimo il ragioniere a fare i conti, ed è chiaro che il ragioniere tanto smetterà quel conto quando lo riporterà in pari. Questi signori di quello che è il bisogno che si sta creando nel paese non ne tengono conto, perché per loro è importante il pareggio di bilancio, perché sono queste le leggi dello Stato, quindi ragionano come dei ragionieri che devono portare, come dire, i conti, devono sistemare i conti, che poi invece a valle di quei conti ci sono milioni di italiani in sofferenza, per loro questo è un dato ininfluente. PNRR, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, è stato presentato, e questo vale per tutti e due, Giovanotti, è stato presentato come la manna che viene dal cielo, no? Finalmente la pioggia di soldi, 242 mila miliardi, quando c'era Conte presidente del Consiglio sembrava quasi che fossero dei regali, delle mazzette a tutti gli italiani che arrivavano là con la manina o con il cappello in mano. Poi arriva Draghi nella sua conferenza stampa di insediamento, parla di debito, perché il PNRR è un debito
che è stato garantito con i beni immobiliari del paese e dei cittadini, diciamola sta cosa, perché non lo sentirete in nessuna trasmissione, in nessun TG, diranno che arriveranno soldi. Probabilmente è collegata alla riforma del catasto a questo. Molto cosa. Probabilmente. Erano 100 anni che il catasto andava avanti in quel modo e adesso combinazione. Stranamente, chissà perché il sospetto che dietro ci sia qualcosa di diverso a noi è arrivato. La domanda è questa. Questa pioggia di denari, abbiamo già spiegato molto bene prima, non arriverà al sud sicuramente, perché lo abbiamo visto con gli interventi della Lega in Parlamento, al governo, anche perché amministri anche in seno al governo, a questo governo, l'ex 74% che doveva arrivare come imposizione dall'Europa al sud è diventato il 34%, però noi pagheremo il debito ripartito per regioni in maniera equa. E quindi questa cosa a me mi preoccupa non poco e dovrebbe preoccupare anche i proprietari di casa, secondo me. Roberto e Ciro. Prima di tutto io volevo capire, il PNR era destinato per i nuovi progetti per incentivare l'occupazione, invece se ho capito bene dall'andamento politico... Ripresa e resilienza, quindi anche per aiutare le imprese in difficoltà. Però secondo me se in questo momento lo stanno usando per appianare i debiti pregressi. Posso dire una cattiveria? Li stanno appianando invece per un'altra cosa. L'Italia sta, io anticipo un pochino quello che sarà la prossima puntata, no, noi parleremo di Ucraina e Russia, sta appianando un paese che attualmente è stato dichiarato belligerante, che è l'Italia, che dista 3.000 chilometri dal fronte di guerra. Noi pagheremo attraverso il consumo di gas, perché i nostri governanti, il governo dei migliori, questo, io ripeto, tutte le cose che dico me ne assumo la responsabilità, sia giuridica che giornalistica, chiunque vuole, sono pronto a qualunque tipo di confronto. Noi pagheremo il gas russo che non compreremo dalla Russia, perché noi siamo fedeli alla NATO, imbecilli, ma lo compreremo dall'Angola, dall'Algeria e dal Congo, però è il gas russo che comprano questi due paesi dalla Russia e che noi pagheremo una tassa in più, uno scatto, uno scalino in più, perché lo compreremo da paesi di seconda mano. E quindi questo sarà una ricaduta terribile sull'economia delle piccole, medie e grandi imprese. Vai Ciro. Noi dovremmo anche, come dire, in qualche modo dare una mano a risvegliare il paese, perché quella che è stata la speculazione sul rincaro dei costi energetici, bisogna anche chiarire che ad oggi, nonostante ci sia un conflitto in corso, le risorse energetiche vengono acquistate agli stessi prezzi prima. Stessa Ucraina sta ancora comprando il gas, continua a comprare le risorse energetiche agli stessi costi che aveva fino a 3 mesi fa, 5 mesi fa. Quindi la speculazione che lo stesso governo... Mi scusi, l'Italia non gli è stata vietata materialmente di comprare il gas dalla Russia, ma vogliamo dire agli italiani che l'Ucraina, che è la nemica della Russia, stanno in guerra, sta comprando in queste ore ancora il gas dalla Russia, non ha mai smesso. E infatti questo sta a confermare la grande speculazione che c'è dietro anche questa guerra. Noi non vogliamo entrare nel merito della guerra, perché non è questo, come dire, non ci interessa in questa opportuno puntata in questo momento, ma capire quello che si sta muovendo nello scenario economico finanziario a livello mondiale, quello è importante per capire, perché mentre da una parte si sta producendo povertà, come nel caso dell'Italia, va bene, in altri luoghi si sta creando invece ricchezza, si sta creando ulteriore profitto. E allora, se noi non interrompiamo questa logica e mettiamo sullo stesso piano di dignità e di parità tutti i paesi, è chiaro che ci ritroveremo davanti a scenari anche futuri sempre peggiori, perché da una parte bisognerà pure iniziare a ridare una nuova logica, insomma, alle regole geopolitiche, perché se partiamo invece dal presupposto che ogni volta ci deve essere qualcuno che deve trarre profitto da qualche altro, è chiaro che, insomma, non sarà oggi, non sarà domani, ma ad un conflitto mondiale ci stiamo abbiando. Allora,
abbiamo... Dopo questa, veramente, posso dire sfogata, che ci siamo fatti un po' tutti quanti noi, perché ci fa infervorare, perché le notizie che arrivano agli italiani non sono le notizie che dovrebbero arrivare, perché l'informazione dovrebbe essere equidistante, non fare il tifo per uno o per l'altra parte. Come facciamo noi? Noi non tifiamo per nessuno, siamo qua per dirvi la verità. Diamo solo ogni tanto libero sfogo dei pensieri. Diamo libero sfogo alle nostre frustrazioni. Però c'è qualcosa di carino, ci alleggeriamo con la bellissima signora Giusi. C'è un'altra domanda per lei. Qualche domanda che ci arriva sul turismo. Stasera sono gettonata. Sì, giusto per diciamo slegarci un po' da questo clima pesante. Esatto. Certo. Ci chiedono in maniera molto, un po' come abbiamo detto prima, un po' quali sono le prospettive per il turismo, un po' come va a cambiare la richiesta e anche la domanda turistica secondo lei nel futuro più prossimo, perché si parla di ripresa nel 2024, non so se sia una data plausibile proprio per la ripresa. Certo, una ripresa è graduale, anche se adesso molto è già stato fatto, però dal mio punto di vista molto ancora va fatto, e mi riferisco soprattutto alle infrastrutture, ai servizi associati, ai trasporti che a mio avviso andrebbero comunque potenziati per fare in modo che Napoli diventi un vero e proprio polo turistico capace di accogliere grandi masse, quindi grandi flussi turistici, e soprattutto garantire loro efficienza e sicurezza. Le mie previsioni sono più che positive, sono molto ottimista, perché ho i dati che parlano comunque in maniera positiva, io ragiono con i numeri, quindi i miei dati insomma sono molto più che soddisfacenti, e lo stesso comune di Napoli, devo dire, si sta adoperando grazie ad eventi che ha in programma per la prossima stagione. Anche certo, a lungo termine. Una grande iniziativa da certo, il Comune di Napoli si è adoperato per organizzare eventi musicali, spettacoli, noi recitazioni teatrali. Inviteremo, certo, inviteremo l'assessore al turismo. Ci saranno manifestazioni all'interno dell'ex Bastenato di Bagnoli, piuttosto che spettacoli musicali di musica classica, all'interno per esempio del cortile del Maschio Angioino, e questa è un'iniziativa che a noi operatori del settore fa molto piacere, ovviamente. E anche a noi cittadini. Certo, grande onore per la nostra città. Assolutamente sì. C'era qualcosa anche sul commercio, ho visto male, come domande, perché io sono allora, ciecato. Abbiamo parlato di aumento di disuguaglianze, non... magari una domanda potremmo farla a Loredana, proprio perché da donna, a livello di imprenditrice donna, sei donna, mamma, donna, lei donna, è tutto, madre, giovane, è tutto, racchiude tutto, racchiude tutto. Si è cambiata la prospettiva anche della donna in ambito lavorativo come imprenditrice in questo caso? Ma diciamo sì, che l'imprenditoria femminile è diciamo in crescita sostenuta, anche perché lo Stato anche in questo ha cercato di promuovere la figura femminile, che diciamo rispetto a quella maschile è quella che riesce a gestire più campi contemporaneamente, perché di natura siamo proprio abituate a gestire più cose, siamo mamme, siamo mogli, siamo imprenditrici, insomma, e forse rispetto all'uomo abbiamo un po' la vista un po' più lunga. Diciamo sì, secondo me è in netto sviluppo, e bisogna insomma cercare di, come dire, di dare fiducia anche e soprattutto ai giovani, sì, perché sono il futuro del paese, sono quelli e che... giovani anche. Insomma, no, non più come prima, però voglio dire, ci sono giovani che hanno tante nuove idee, soprattutto con la digitalizzazione delle imprese che è nata già da un po' di anni. I giovani sono anche più elastici in questo, no? In questo sicuramente, perché parlano già una lingua diversa già dalla generazione che ha 20 anni in meno, quindi sicuramente promuovere l'imprenditoria femminile secondo me è un punto essenziale, essenziale, perché è una grande risorsa per il paese. Perfetto, grazie. 3 minuti e chiudiamo. Stavamo parlando di moneta elettronica prima, ma la fiducia nell'oro? Allora, posso dire che la fiducia nell'oro del nostro settore c'è sempre, perché se ci fate caso, quando le borse vanno male, l'oro e l'argento risalgono immediatamente, perché ancora in questo momento anche un grammo d'oro, un grammo d'argento terrorizza i tuoi risparmi. Io dico a tutti, non me ne vogliono i ragazzi che comprano elettroniche e cose, il nostro settore vi darà sempre col tempo soddisfazione,
e fare in modo che i vostri risparmi non vadano depauperati. Noi abbiamo chiuso, siamo proprio ai titoli di coda e io voglio ringraziare innanzitutto Ciro Silvestri, Roberto De Laurentiis, voglio ringraziare Giuseppe Esposito, Loredana Arena, ma fatemi ringraziare le mie due straordinarie colleghe e non Valletta, sì, loro sono giornaliste, sono bravissime, molto più brave anche di me e non ci volevamo molto ad essere più bravi di me. E quindi vi ringrazio per averci seguito, è stata la prima puntata, abbiamo rotto la bottiglia di champagne come si fa per il varo delle navi. Noi ci vediamo venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora, con un tema molto importante, Russia-Ucraina, punti di vista. Ale. Di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuori di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081 560 2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggio Reale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 19 33 87 14.